Questo è il limone. Più la cosa che mi dà fastidio è che comunque avevo studiato, perciò io per quello ci tenevo, insomma, a passare immediatamente l'esame. Buongiorno, allora io spero che si senta qualcosa. Praticamente sono in stazione che mi vedo con una mia amica dopo quasi 2 anni che non ci vediamo e sono entrata dalla parte sbagliata perché adesso c'è tipo tutto un percorso e sono riuscita ad arrivare su fino ai treni. Oddio, non ce la posso fare, veramente. Buongiorno, è da tantissimo tempo che non faccio una specie di vlog aggiornamento, diciamo così. Appunto stamattina mi sono vista appunto in stazione centrale con praticamente, se posso dire, la mia migliore amica, quindi sapete che non credo molto nelle migliori amicizie, cioè nel senso non mi piace dire quel termine perché lo trovo molto bambinesco. L'Elisabetta per me è come se fosse una sorella proprio, cioè quindi è una cosa che va oltre, insomma. Niente, era da tantissimo tempo che non ci vedevamo, quindi cioè veramente è stata una mattinata insolita, soprattutto perché cioè mi sono resa conto di quanto il Covid a livello anche proprio in giro per strada abbia cambiato le cose. Incredibile, cioè in stazione centrale io penso che non ci andavo forse dall'anno scorso, sono cambiate tantissime cose, mamma mia, incredibile. Comunque, niente, volevo solamente farvi un attimo il punto della situazione in generale, perché sono successe tantissime cose e io sono un attimo anche un po' sparita. E volevo anche, insomma, dirvi che volevo un attimo rilanciare con anche nuovi video oltre ai vlog il canale, insomma, perché sono rimasta un attimo in stand-by, cioè dopo che ho pubblicato un video a settimana durante tutta la quarantena, poi mi sono bloccata. Niente, Marco ha fatto il compleanno il 1° di giugno e abbiamo festeggiato e ha apprezzato tantissimo, tantissimo il regalo. In pratica gli ho preso appunto una specie di voucher per il volo di coppia, che era una cosa che noi volevamo fare già da mo'. Ma tu fai come matrimonio? Ma tu fai come matrimonio? Ma sei molto piccola, no? No, giuro che non era programmato che fosse tutto così. Che figata! Io questa idea ce l'avevo praticamente già dall'anno scorso, più anche un altro percorso, cioè un'altra attività sempre legata lì in quella zona della Valtellina, che si chiama Areo Bosco. L'ho preso sul sito di Fly Emotion, magari ve lo linko nell'info box per chi magari volesse fare un regalo del genere, perché secondo me è una cosa molto molto carina da fare. Ovviamente dovete farlo a qualcuno che sicuramente non soffre tipo le vertigini, perché comunque si sta a 400 metri d'altezza e si fa praticamente 1,5 km in 1 minuto e mezzo, quindi comunque si va anche abbastanza veloci. C'è stato il mio compleanno, anche se purtroppo è caduto in mezzo, insomma, al mio ultimo esame. Ancora non ho, cioè alla fine non ho festeggiato, ho solamente spento le candeline un po' come cosa simbolica e basta. Però domani, che è venerdì, e voi penso che vedrete questo video aggiornamento barra vlog cioè venerdì stesso, quindi quando io ormai sarò già partita, festeggio con Marco, perché appunto per il compleanno mi ha preparato una sorpresa. Non so minimamente dove andremo, ovviamente lui fino all'ultimo, finché non saremo sul posto, non me lo dirà. Se l'anno scorso potevo avere qualche idea, quest'anno mi ha ancora più confuso le idee, quindi non lo so minimamente. Però lo scopriremo solo vivendo. Io tanto comunque domani e sabato, che sia che andiamo via, appunto vlog, così almeno condividerò il momento. Cos'altro dirvi? L'esame purtroppo non è andato bene e sono rimasta molto... Allora, ho intenzione di registrare un video a riguardo, quindi diciamo che ne parlerò relativamente, proprio perché poi vorrei fare un video specifico sul fatto che, cioè,
in generale sul come affrontare magari una bocciatura o comunque un esame andato male, eccetera. Mi è dispiaciuto e penso di aver avuto tipo una crisi nervosa anche oggi, ieri, cioè ieri ero veramente devastata. E pensate che mia mamma, che appunto mi ha fatto la torta, abbiamo mangiato gli spaghetti di sole, mi viene ancora da piangere ancora, vabbè. Però penso che sia più la scarica nervosa, perché non è tanto l'esame in sé. So di avere ancora tempo, cioè non è quello il problema, però per me sarebbe stata una scocciatura in meno, insomma, dover studiare per un esame, dato che ancora noi siamo nel limbo per il tirocinio, non so niente. Devo iniziare, insomma, con questa tesi, perché ho delle scadenze, quindi comunque, perciò io per quello ci tenevo, insomma, a passare immediatamente l'esame e fare e finire tutto subito, insomma. Cosa che non è stata, ovviamente. Niente, insomma, a parte questo, purtroppo, appunto, non è andata bene una parte, perché l'altra parte è andata bene. Ho avuto proprio il panico totale e la cosa più brutta è stata che io non riuscivo proprio a collegarmi e quindi mi sono impanicata, perciò sono scalata anche proprio di persona, insomma, interrogata. Quindi ho avuto proprio un blackout totale e quindi questa è un po' la cosa brutta, diciamo, l'aspetto negativo, ecco, degli esami online. E niente, insomma, sono caduta praticamente in una valle di lacrime tra la prima interrogazione e l'altra, cioè ero proprio con il morale, ma penso che non mi sia mai successo di avere un esaurimento nervoso così, perché no, ma nemmeno anche quando in passato mi è capitato di essere stata bocciata, cioè non è la prima volta che mi bocciano ad un esame, assolutamente. E infatti, cioè ieri appunto a cena, mentre stavo mangiando, cioè l'unico momento in cui comunque ho tirato su fuori un sorriso è quando ho rimesso le candeline nella torta. Soffia forte? Di più? Ma in generale, appunto, ho mangiato praticamente con le lacrime agli occhi per tutto il tempo e ringrazio tantissimo il mio fidanzato che praticamente, cioè comunque appena arrivato mi è venuto a piangere, ho iniziato a piangere e infatti lui mi fa, vabbè, ma ci sta che devi scaricare la tensione e tutto, però purtroppo col fatto che adesso ho un po' la mia vita attaccata all'università. E vi dico purtroppo perché in generale la mia vita dipende da come andrà quest'anno. Capite che è proprio tutta una questione di responsabilità, cioè mi sento tanto peso addosso e quindi per quello che secondo me sono smattata. Più la cosa che mi dà fastidio è che comunque avevo studiato. Un conto dici, sai, non hai studiato, vai lì a provare l'esame a caso e ti dico ok, quindi quello mi scoccia parecchio. In più perché comunque sono 3 mesi di fila che io continuo a dare esami su esami, cioè anche in quarantena comunque ho fatto 2 esami che comunque sono sempre, cioè sono andati bene, nonostante fossero online, nonostante ci fossero problemi di connessione e tutto. E io mi sono svegliata comunque il giorno dell'esame che sentivo che sarebbe stata una giornata no. Niente, però vabbè, a parte questo, chi se ne frega, cioè nel senso, mi passerà, ecco. Ormai è pomeriggio, appunto, però ho intenzione di adesso mettermi a registrare un attimo il video, non riuscivo nemmeno a riordinare camera mia, quindi vabbè, ho deciso che riprendo un attimo la mia vita in mano, perché veramente io con questo esame ho lasciato andare me stessa. E avevo preso peso prima della quarantena, ho mantenuto quel peso lì durante la quarantena, ci sono volute solo 2 settimane di stress, di studio, per perdere 2 kg, cioè adesso sono ritornata praticamente al mio peso ideale, cioè al mio peso normale, pur stando sedute, cioè è incredibile quanto il nervosismo, l'ansia e lo stress mi mangino, proprio a livello fisico, mi mangiano a livello psicologico, emotivo, è assurda sta cosa, che io purtroppo quando sono sotto stress tendo a non mangiare, è proprio, sono sempre stata così in realtà, è un po' un mio limite. Tutto ciò, io poi ho fatto 28 anni, incredibile, Marco ne ha fatti 29, e noi abbiamo un anno di differenza. Lui è del 91, io sono del 92. Marco mi ha preso i palloncini col numerino, è riuscito a trovarli. Io non sono riuscita a trovarli, anche io li volevo prendere, però vabbè, pace. Sicuramente avrete visto dei cambiamenti un pochettino, ho levato veramente un sacco di video, perché volevo un attimo rilanciare anche il canale. Vi devo far vedere le mie piantine. Allora, eccomi qua. Scusatemi se non mi faccio vedere, però tanto vedrete le scatoline. Niente, all'interno di questa scatolina qui ho praticamente fatto germogliare e sono riuscita a farla. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Forse una l'ho praticamente rovinata. Però, vedete? Questo è il limone. Guardate quanto è grande quello. Che penso sarà quello che pianterò. Niente, continuo a tenerli così.
Continuo a dire ogni tanto ad aprire e far arieggiare le confezioni. Questa è la Nuria. Non so neanche come li devo mettere, sinceramente. Boh. Adesso vedrò, perché non so onestamente come li devo conciare. Comunque, guardate che sono proprio germogliati tutti. Ho dovuto levare letteralmente tutto. Cioè, guardate. Ho dovuto levare appunto il fazzoletto sopra. Mamma mia. Si è formata una roba, una radice agghiacciante. Questa è proprio la piantina. No, incredibile comunque. Allora, forse così non li avevate ancora visti. Comunque, sì, queste qua sono tutte le piante. Queste qua penso che non cresceranno mai. Avevo provato a fare un esperimento, è venuto malissimo. Allora, questa qui è la piantina di avocado, quella più piccola, che ho dovuto anche levare le foglie perché erano tutte bruciate, si erano rovinate. È rinata nel momento in cui l'ho separata da questa. E guardate quanto è grande. Cioè, è grandissima. Non l'ho più potata, perché in teoria volendo potevo tagliarla tipo da qua, però vabbè, insomma è cresciuta tanto, mi stanno ricrescendo le foglie e praticamente quando l'ho travasata, infatti ho messo dentro per bene dei, praticamente potete mettere o dei sassolini o dei pezzi di coccio, di coccio si dice, non importa, insomma, basta che comunque aiutate a far drenare l'acqua, perché non deve ristagnare dentro, proprio per quello poi le piante muoiono o comunque le foglie si rovinano. Comunque, insomma, queste sono le piantine. Comunque, forse non l'avevate visto, questo orologio qui me l'ha regalato Marco. L'ha preso praticamente su Zalando ed è, vabbè, il cerchione nero. Però questo è oro rosa, è bronzo praticamente, se andate a vedere per bene. E niente, mi piace tantissimo. E niente ragazzuole, basta. Io volevo un attimo aggiornarvi, parlare con voi, insomma fare un vlog random. È venuto un vlog un po' così, devo essere sincera, però spero comunque insomma di avervi tenuto compagnia. Io vi invito insomma sempre a seguirmi, soprattutto all'interno dei miei social. Sapete che io su Instagram sono molto attiva, e anche di seguirmi nei miei podcast, perché comunque sia prossimamente sicuramente avrò molto più tempo per anche registrare e comunque dedicarmi in generale alle attività online, insomma, di YouTube piuttosto che i podcast. Io adesso vado, noi ci vediamo al prossimo vlog, che sarà sicuramente da domani, quindi stay tuned, perché così, insomma, se volete vedere in diretta quello che succederà e quello che si farà, vi consiglio di seguirmi nelle storie di Instagram, perché lì vi aggiornerò. Chissà dove andrò. Amore, chissà dove... Che faremo? Io ancora non ho capito niente. Niente. Al prossimo video. Cheers. Sì. Ragazzi, volevo solamente dirvi e aggiornarvi di nuovo su questo, su questa cosa dell'esame, e è venerdì stesso, quindi voi vedrete il video, cioè adesso io lo devo rimpostare tutto un casino, ho appena avuto i risultati, ragazzi, sono passata, ho passato il mio ultimo esame e ancora non sto realizzando, ve lo giuro, evito di piangere perché è appena finito. Ho finito, mi manca solamente veramente la tesi e il tirocinio. Ancora io non ci credo, lo giuro.